Buongiorno, stiamo intervistando i produttori e commercianti che espongono al mercato di Piazza Dalla Chiesa. Volevamo chiedere come si trova in questa zona e da quanto tempo sta qui a vendere? Beh, da circa un anno e mezzo, però si potrebbero migliorare tante cose qui. Si potrebbe migliorare qui in zona, veramente, al posto di spostare in altre parti. Che cosa si dovrebbe fare qui? Quali sono le maggiori problematiche che potrebbero essere migliorate, come diceva lei? L'asfalto, il circondario, magari perché no riqualificare anche la struttura per rimettervi al coperto? Cosa ne pensa? Questo sicuramente, anche i posteggi, diciamo, la riassegnazione dei posteggi un po' più ordinata, diciamo. Poi per il resto dovete chiedere agli altri che sono da più tempo, che stanno qua, sanno tutte le problematiche. Anche perché questa zona consente ai clienti di parcheggiare facilmente, quindi di arrivarci facilmente e di ripartire, cosa che magari in altri posti non si potrebbero verificare. Sì, sicuramente. Grazie e buona giornata. Buona giornata, grazie. Signora, buongiorno. Volevamo chiederle, lei ha saputo dell'incontro che il Comune ha tenuto con i produttori agricoli locali? Sì, l'ho sentito, però io non ho partecipato. Ma l'ha sentito o l'hanno informata? L'ho sentito tramite una mia amica che sta a vendere. E lei come si trova in questa zona a vendere con i clienti? È soddisfatta? Io mi trovo bene, sono soddisfatta. Mi va bene come sto. Quindi a lei interesserebbe rimanere qui, perché ormai i clienti sono abituati. Esatto, mi piace rimanere qua, perché qua è più libero, pure per le macchine, per la gente che viene. Di là invece è un problema d'estate per venire lì, parcheggiare, perciò mi piace qua. Signora, grazie e buona giornata. Anche a voi, la ringrazio. Buongiorno, le chiedo, è molto tempo che viene qui a fare questo mercato il giovedì? Ultimamente sono 2 anni che veniamo, però è dal 95 che frequentiamo il mercato come produttori agricoli. Sicuramente avete esperienza. In altre realtà ci sono dei mercati, struttura di vita, mercati a produttori agricoli a chilometro zero, in altre parti d'Italia che lei sappia? Assolutamente sì, e anzi dovrebbe essere tutela del consumatore riuscire a garantire degli spazi idonei per l'esposizione dei prodotti del territorio che garantiscono salubrità e anche economia del territorio. Questa localizzazione effettivamente non è delle migliori, come è posto? Questa zona è adatta a questo tipo di mercati di agricolo a chilometro zero? Il mercato agricolo va bene, si può dire, in qualsiasi posto, più è centrale meglio è. Comunque deve essere strutturato in locali, in posizioni dove garantiscono un minimo di decoro per la qualità dei prodotti che vengono esposti. E anche facilità da parte dei clienti consumatori di arrivarci, quindi facile da raggiungere. Questo è un posto in cui si arriva facilmente e si riparte, cosa che magari in altre parti di Giulianova non si trova. Sì, qui è garantita l'area parcheggio, quindi si riesce a parcheggiare bene la macchina, è una posizione abbastanza centrale, quindi anche a piedi o con le biciclette le persone di Giulianova riescono ad accedere al mercato, quindi come posizione ottimale, lo dimostra il fatto che è più di 30 anni che qui funziona il mercato. Le chiediamo un potenziamento, ecco, vediamo questa struttura ormai quasi abbandonata, di questa struttura dedicata a coloro che producono terra adesso. Sono anche giovani, tornano a questo antico mestiere. Potrebbe essere un valore aggiunto anche per, diciamo, oggi si parla di lavoro in virtù di creare nuovi posti di lavoro? Assolutamente sì, io credo nell'agricoltura, ho lasciato il lavoro in banca per lavorare in un'azienda agricola perché mi piace e ci credo e penso che sia il futuro dell'Italia, sia lì. Grazie per questa sua intervista e buona giornata. Altrettanto. Buongiorno, signora, stiamo ricevendo interviste ai commercianti che stanno in Piazza La Chiesa. Da quanto tempo? Io penso, non mi ricordo perfettamente, minimo saranno 20 anni che stiamo qua. 20 anni che stiamo qui, penso, all'incirca, però ecco, non vorrei essere...
Quindi voi commercianti siete favorevoli allo spostamento all'altra parte? Avete avuto problemi a stare qui negli anni scorsi? Allora, quando ci spostarono qua ci promisero che ci spostavano momentaneamente, promettendoci che tutti quanti sarebbero venuti qua, cosa che non è mai avvenuta. Giustamente il cliente si lamenta perché dice: io devo andare là a lungomare, poi devo riaccendere e venire qua. Se ci riunissero anche il cliente che compra, diciamo, ne troverebbe vantaggio, perché parcheggia una volta, lì c'ha l'abbigliamento, c'ha i fiori, c'ha la verdura, cioè quando il mercato è più raccolto, anche per una vecchietta, diciamo, va meglio. Sì, ma però lì sul lungomare, se ricordiamo bene, ci sono state polemiche che vorrebbero spostare anche quello del giovedì, dicono che gli albergatori sono, alcuni albergatori sono contro, quindi vorrebbero spostarlo, come si fa? Io gli ho chiesto in Viale Orsini, perché una volta, il mercato si svolgeva lungo il Vialone Orsini. Gli ho fatto anche questa proposta, non so se mi hanno sentito su l'altra sera quando siamo stati su, gli ho detto spostiamolo in Viale Orsini, è grande Viale Orsini, quindi potrebbero fare in modo, giovedì chiudono le strade, fanno come, perché una volta si svolgeva in Viale Orsini, quindi ci andremo tutti. Non abbiamo problematiche, magari perché là dice che quella piazzuola dove ci vogliono mettere, che roviniamo la pavimentazione, forse siamo andati a vedere, in effetti insomma la pavimentazione è un po' delicata. Io che devo dire, speriamo, una cosa che vedremo poi. Quindi ancora una cosa incerta, tra l'altro non si sa neanche se ha la fattibilità tecnica, perché comunque su quella pavimentazione, su quella piazza, i camion di certa portata non possono andare. Ce l'hanno detto pure l'assessore, eccetera, eccetera, ci hanno detto che i camion più pesanti li avrebbero fatti rimanere esternamente, quelli più leggeri, dobbiamo dare il peso di ogni camion per vedere appunto loro... Ci sono stati bravi, ci sono venuti incontro per questo e hanno detto che ci vogliono privilegiare in questa situazione, perché noi gli abbiamo detto con questa crisi, cioè mo c'è stato pure l'aumento. Vi hanno, in certo senso vi hanno penalizzato, vi hanno aumentato la Tari, se non sbaglio? Ci hanno aumentato di molto, siamo andati due volte su, però hanno detto che non possono fare, cioè almeno per quest'anno sarà così, poi è una cosa che devono vedere, perché sinceramente io... Un bel aiuto in questo, cioè, certo non è un aiuto, non è un aiuto in questo momento di crisi. A gennaio, noi oggi io ho fatto 40 euro, cioè gennaio e febbraio nel settore dei fiori è tragica, con tutti i pagamenti che abbiamo, i bolli, questo, quella, cioè c'è un macello di soldi da pagare, e certo è un momento di crisi adesso. Anche io, cioè quando vado via lascio pulito, non è che... Che sporco. Scusa, e se questa zona venisse potenziata, questo mercato invece di San Bandera venisse potenziato, non potrebbe essere una soluzione migliore? Esatto, qui il fatto che è potenziato, però dove li mettono tutti? Là ci stanno, io non ho idea di quanti in tutto siano, però dove li mettono? Cioè qui, capito? Se allungano di qua possono allungare, devono valutare loro. Certo è che devono fare in modo che il mercato venga riunito, perché così il cliente non si lamenta, noi siamo più contenti, perché ripeto, qua alle 10, alle 9, alle 10 è finito, là siamo andati mo', in questo momento bazzicavano un sacco di persone ancora, capito? Perché la signora esce, giustamente si rilassa, vede i fiori, poi prosegue, c'è l'abbigliamento, poi prosegue, ci sta di tutto, quindi chi è che non vuole una cosa così? Invece si lamentano pure i clienti, perché dicono: no, dobbiamo venire qua perché magari mi serve la verdura, mi serve un fiore, poi devo riaccendere, devo andare a trovare il parcheggio di là, cioè anche il cliente è penalizzato, qua e là, insomma. Va bene, ecco. Signora, grazie, buona giornata. Il signore vuole aggiungere qualcosa? Vuole aggiungere qualcosa? Per la questione dello spostamento del mercato? Sì, se ha la sua idea qual è? Vabbè, se andiamo tutti quanti all'altra parte, tutti quanti assieme, sì. Va bene, ma se devono spostare pochi banchi di qua e portarli là e rimanere solo qualcuno qua, non va bene. No. Tutti quanti, penso io, nessuno, no. Per la miglioria del mercato pure. Poi è tutto da vedere. Fino quando si spostano i mercati c'è chi va più bene, chi va più male, però se ci sono migliorie, che ben vengano. Questo spostamento mi sembra capire, l'iniziativa è partita dal comune. Sì, è un'iniziativa che ha fatto il comune di spostarci di qua. Poi dall'altra parte. Poi il motivo giusto non lo sappiamo ancora, perché. Non l'avete ancora? Non ancora. Dicono solo di spostarci e basta. Poi è tutto da. Grazie e buona giornata. Anche a voi, buone cose, grazie. Siamo con il signor Roberto, esercente in Piazza della Chiesa, da quanti anni? Diciamo che sono 30 anni che siamo qui, 30 anni dall'85.
praticamente, 85 ad oggi. Niente, abbiamo appreso questa notizia tramite un giornale locale, praticamente che vorrebbero togliere o spostare il mercato del giovedì, che per noi comunque è una risorsa non indifferente, dato che comunque situati un po' in una zona periferica dove è un po' tutto decentrato. La cosa dolente è che comunque è un'area dove è stata per lo più dimenticata, manutenzione diciamo scarsa per... come si può dire, è stata lentamente fatta morire, una morte lenta con l'ultima di questa idea che vogliono spostare gli esercenti. Perfetto, esatto, sì, è così. Non si è fatto nulla in questi anni per bloccare questo degrado? A mio avviso no, negli ultimi 10 anni investimenti su quest'area in particolar modo non ce ne sono stati, la semplice manutenzione, marciapiedi, strade è proprio nettamente al degrado totale, oltretutto comunque che è diventato lo stabile come un rifugio per persone la sera dove dormire, comunque nessuno fa un sopralluogo per evitare che tutto ciò non avvenga, ma siamo messi proprio... Decisamente la situazione si è peggiorata da quando gli ambulanti stavano dentro, almeno con tutte le precarietà, comunque una struttura che era viva e non erano questi problemi che c'erano adesso, vero o no? Sicuramente sì, sì, certo. Da quando è stato chiuso definitivamente, che non è reso più agibile praticamente, siamo trovati a determinate diciamo situazioni che prima insomma non si vedevano. E quindi, come dicevi prima, lo spostamento di questo mercato sarebbe un danno economico per tutte le attività che sono in questa zona? Purtroppo devo dire di sì, perché già siamo rimasti in pochi, ora decentrando anche questo, l'unico diciamo giorno tra la settimana e il infrasettimanale dove comunque si riesce a fare qualcosa, dove c'è un po' di movimento tra virgolette. Quindi così non so che futuro ci si prospetta, insomma, ecco. Quindi l'idea di riattivare questo mercato, di ristrutturarlo, di riportarlo a nuova vita con un mercato veramente dinamico e attivo potrebbe essere anche un vantaggio per voi? Certo, questo sì. L'area dovrebbe essere riqualificata a modo per la collettività, insomma, cioè dove tutti possiamo, così come è nata, tra virgolette, negli anni '80, insomma, avevamo una bellissima struttura, cioè fatta piano piano, ormai morire così, lasciata proprio alla deriva. Sì, questo è un tipico esempio all'italiana, speriamo che si possa cambiare questo disegno e riportarlo a quello che è stato all'inizio. Ce lo auguriamo tutti. Sia grazie. Prego. E buongiorno, siamo presso il panificio Dolce Forno di Via Leva. Da quanto tempo è questa attività in questo posto? Siamo dal 1985. Trentesimo anno quindi quest'anno? Sì, trentesimo anno. E non so se avete appreso la notizia che è circolata nei giornali dello spostamento del mercato il giovedì in Piazza del Mare. Che cosa ne pensate? Che è una brutta notizia. Perché noi questo mercato l'abbiamo visto crescere, vederlo nei giorni suoi migliori. Noi ragazzi ci siamo cresciuti con questo mercato e vederlo oggi così sinceramente è brutto e degradante. Per come vanno le cose oggi, con questa crisi che già lavorare è difficile. Con il mercato ci aiutiamo tutti i giorni con il lavoro, sia noi che i contadini che stanno là. Quindi lo spostamento sicuramente per voi sarebbe un danno economico? Un danno economico, sì. Morale ed economico, perché ci sono state tante promesse, tanti progetti e alla fine ci ritroviamo con un pugno di mosche. Quindi diciamo, voi che l'avete visto nascere e svilupparsi in questi ultimi 15-20 anni, l'avete visto lentamente morire questa struttura? Esatto. E l'idea quindi di riportarla a nuova vita, a potenziarla, a farci vedere un mercato che sia vero di produttori agricoli, potrebbe essere un'idea vincente per voi? Certo, sia per noi che per la zona, per tutti i commercianti e le famiglie che ci abitano e le famiglie che ci vivono. Cosa ne pensa? Voi sicuramente avete il polso della situazione con i clienti. Che ne pensano i clienti, le persone delle residenze del posto di questa cosa? Guarda, ripeto, noi quando siamo venuti qui non c'era niente, c'erano 4 case,
noi la macelleria, il mercato che si doveva inaugurare, e oggi è un quartiere completo, perché esci a fare una camminata, ti puoi fare la spesa quotidiana a 360 gradi, perché c'è tutto. Quindi, tra l'altro, è come un posto dove è facile parcheggiare, in un posto bello anche paesaggistico, sarebbe veramente il posto ideale per un bel luogo di commercio di prodotto agricolo, e non solo. E non solo, certo. Anche un bel giardino, insomma, i ragazzi, i bambini possono giocare, parcheggi gratuiti, un bello spazio da sfruttare in tanti modi, insomma. Potrebbe diventare un posto vivo e bello per cittadini, per come era all'inizio. Sì, come era all'inizio, che ogni volta che c'era il mercato c'era una festa, e oggi non lo è più, purtroppo. Speriamo che possa tornare a essere luogo di festa. Speriamo anche noi. Grazie. Buongiorno.